cari amici di Padre Pio TV e sulle note di questa bellissima sinfonia che accompagna la sigla dell'agenda del santuario che ci ritroviamo l'appuntamento settimanale con le notizie e gli aggiornamenti dal santuario di Padre Pio in San Giovanni Rotondo appunto ma anche per gettare uno sguardo su quello che succede sul territorio più eh, diciamo sul territorio allargato su cui è San Giovanni Rotondo quindi generalmente la provincia di Foggia eh, partiamo oggi facendo un focus sulle fiaccolate mariane del sabato sera perché sono appena iniziate sabato prossimo sabato scorso chiedo scusa c'è stato eh, l'avvio delle fiaccolate di questo 2024 con la presenza del ministro provinciale Fra Francesco Di Leo, già la regia di Vito Ciavarella e Luigi Martino, ci stanno riproponendo le bellissime immagini di sabato scorso, appunto, attraverso le quali. Uh, accogliendo i pellegrini uh, la uh, Madonna sul sagrato di Santa Maria delle Grazie, si sono recati in processione verso la chiesa San Pio uh, da Pietrelcina recitando appunto il Santo Rosario. La fiaccolata è un appuntamento fisso di ogni sabato sera alle ore 21, è molto sentito e molto partecipato da pellegrini che giungono da tutta Italia e da tutto il mondo come potete vedere attraverso proprio le immagini che risalgono a sabato scorso, come detto, per cui l'invito li a recarvi a San Giovanni Rotondo e a partecipare a questa e agli altre, alle altre celebrazioni che si realizzano qua. È ovviamente un invito molto caloroso, certi che porterete nel cuore e conserverete nel cuore a lungo il ricordo di questa esperienza molto bella che vi aiuterà a ricongiungervi ulteriormente con la mamma di Gesù e appunto il suo amatissimo figlio ma andiamo avanti in realtà sono tantissime le notizie che dovrei darvi oggi non so se faremo in tempo a darle tutte a supporto eh, di eventuali lacune o è appunto della mancanza di tempo per, dire, per dare tutte le notizie. Vi ricordo che è sempre attivo il sito ufficiale del convento, eh, è convento santuario padrepio.it dal quale poter reperire tutte le informazioni, ma la regia opportunamente ci fa vedere anche il numero di eh, telefono dell'ufficio Accoglienza Pellegrini. Eh, al quale potete chiedere in qualsiasi momento informazioni e notizie 0882 41 75 00 e eh, vedevamo anche l'orario delle Sante Messe parzialmente cambiato rispetto al periodo in, invernale eccolo qui a tutto schermo le eh, variazioni più significative non riguardano tanto gli orari quanto i luoghi delle celebrazioni perché con l'arrivo della bella stagione si apre anche la chiesa nuova intitolata appunto San Pio da Pietrelcina per cui come vedete alcune celebrazioni vengono svolte in Santa Maria delle Grazie, altre nella chiesa nuova. Quelle dove c'è il logo azzurro, il cerchietto azzurro di Padre Pio TV sono quelle che vanno in diretta sul nostro, sulla nostra emittente. Nazionale, emittente nazionale che va appunto sul 145 del digitale terrestre, sull'852 di Sky. Poi tante le cose che stanno succedendo e sono successe anche intorno al santuario. Come vi dicevamo, abbiamo partecipato all'incontro voluto dall'Arcidiocesi di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, sabato 6 aprile, dove la chiesa si è posta in ascolto delle realtà ambientali proprio come citava il. La, uh, la locandina, il titolo dell'evento realizzatosi presso il distaccamento Iacotenente della base aeronautica militare italiana di Amendola in Foresta Umbra e abbiamo un breve video che ci racconta quello che è successo. Uh, eccoci, ritornati in diretta in questo giovedì 11 aprile. come come preannunciavo sono tante le cose di cui dovremo parlare non faremo in tempo a raccontarvele tutte per cui eh, per quanto riguarda gli eventi del santuario tenete a mente il nostro sito conventosantuariopadrepio.it ricordatevi che potete contattare il nostro ufficio accogl accoglienza pellegrini tutti i giorni al numero telefonico che presto comparirà so in sovrimpressione lì 0882 41 417500 e eh, come detto andiamo a gettare uno sguardo anche su quello che succederà eh, oltre il perimetro del santuario in maniera particolare. Sono contento di avere nei nostri studi il direttore amministrativo di Casa Solleva della Sofferenza, il dottor Michele Giuliani. Buongiorno. Buongiorno. Michele Giuliani è qui per parlarci di un evento molto bello e importante che si svolge ormai da diversi anni. Parliamo di destinazione speranza. Sì, questo è come dire, un evento eh, per una raccolta benefica a favore dei nostri piccoli pazienti della pediatria oncoematologica. Eh, da tanto eh, siamo sempre stati attenti a curare anche la parte sana del bambino. Il bambino ricoverato resta comunque un bambino, quindi ha bisogno di tanto supporto. All'interno del reparto abbiamo la scuola, ma abbiamo sempre promosso iniziative rivolte proprio ai bambini. E tra queste iniziative ci sono tante che eh, il mondo esterno porta all'interno del reparto e tante, per tutti quei bambini che sono nelle condizioni cliniche di poterlo fare, abbiamo organizzato dei viaggi. I viaggi sono stati di tutti i tipi, eh, viaggi molto belli, molto interessanti, ovviamente i bambini sempre accompagnati da un, da un familiare. Uh, a sostegno di tutte queste iniziative ci sono venuti incontro le associazioni, tanto sono venuti, ci sono venuti incontro i nostri gruppi di preghiera e proprio dal, dall'iniziativa di uno di questi gruppi di preghiera, eh, quello della Maddalena, in Sardegna, è nata la settimana della salute, per cui da anni i, un gruppo di nostri bambini con le famiglie vanno in Sardegna in questo posto meraviglioso che è l'arcipelago della Maddalena. Eh, ospitati per una settimana dove ritrovano eh, il mondo esterno, ritrovano il piacere eh, della, del mare, il piacere del passeggiato in barca, ormai la comunità della Maddalena ha adottato i nostri bambini, per cui c'è tutta una comunità che si eh, occupa e preoccupa della, di, de, dei nostri piccoli ospiti. Quando si dice l'unione fa la forza? Assolutamente sì. Uh, ma uh, da quest'anno anche il gruppo di preghiera della Sicilia ha voluto emulare uh, gli amici della, della Sardegna, per cui a luglio uh, ci sarà la settimana della salute in uh, Sicilia. Stessa modalità, i uh, bambini ormai diciamo, in zona uh, tranquilla dal punto di vista clinico con, uh, con i familiari andranno in Sicilia, un gruppo in Sardegna e un gruppo in Sicilia. Ma Destinazione di Speranza, che sostiene tutte queste iniziative, nasce da un viaggio a Lourdes. E quindi avevamo immaginato che Casasolievo è eh, come dire, cura del corpo e dello spirito. Abbiamo immaginato che Lourdes, che è il santuario per eccellenza degli ammalati, fosse un luogo eh, giusto per il dopo eh, periodo diciamo, eh, complicato della malattia. E quindi abbiamo immaginato anche il nome Destinazione Speranza, eh, proprio a favore di questi bambini, grazie all'Unione Amici di Lourdes di Foggia. Il tutto nasce, come spesso succede, da incontri, da chiacchierate, e poi nascono le idee proprio quando si fa sinergie e si mettono insieme come dire, tutte queste energie positive. Eh, mia madre è eh, dama dell'UAL da troppi decenni. E quindi avevo iniziato a chiedermi se i bambini potevano andare a Lourdes. Il, il pellegrinaggio dell'UAL è un pellegrinaggio di ammalati e quindi dicevo i bambini possono venire con noi. Io ho sempre temuto il viaggio all'epoca, eh, adesso non più, ma all'epoca si andava in treno, quindi c'era da affrontare un che viaggio importante. Lungo. Ero sempre piuttosto scettico. Per cui ne parlo con l'allora primario Saverio Ladogana e dico ci sarebbe questa idea. Gli racconto come è organizzato il pellegrinaggio. E di come potrebbero affrontarlo i nostri bambini, e lui mi dice perché no. Io sono rabbrividito in quell'istante perché immaginava questo viaggio che durava ben oltre le 24 ore, all'andata e ben oltre le 24 ore al ritorno. Però il dottore mi dice: c'è già un'equipe medica che accompagna il pellegrinaggio, ci mettiamo anche qualcuno dei nostri. E te, secondo me, bambini selezionati con le mamme possono andare all'URT. Di lì nasce uh, un po' di anni fa, oggi siamo all'ottava edizione di Destinazione Speranza, ma uh, il, il primo pellegrinaggio è oltre dieci anni fa perché abbiamo avuto l'interruzione del, del Covid. Nasce questa iniziativa, cioè sosteniamo questi viaggi. E queste come dire, iniziative sono belle perché c'è sicuramente il supporto da parte del, degli artisti che si prestano. C'è un momento. Diciamo, molto gioioso, molto leggero all'interno dello spettacolo perché il tema è sempre eh, piuttosto importante cioè parlare della malattia dei bambini non è semplice avremo anche quest'anno dei, testi, dei testimoni della, della, del reparto quindi gli operatori che racconteranno cosa è il reparto e l'evento serve sia a raccontare all'esterno cosa è il reparto perché non miverlo significa non conoscerlo allora dobbiamo raccontare anche perché Uh, possiamo avere un vicino di casa, possiamo avere un parente e se non raccontiamo cosa stanno passando in quel momento uh, i, i nostri vicini, i nostri familiari, sarà molto comp complicato anche dargli la mano e capirli in quel periodo che diventa piuttosto lungo. Quindi, Destinazione della Speranza nasce proprio con questo obiettivo di raccolta fonti e di divulgazione dell'attività della, della, del, dell del reparto fuori dalle mura del reparto. Intanto, complimenti dottore, non solo per uh, uh, l'idea, per uh, l'importanza di sensibilizzare a questi temi, ma anche per il grande impegno. Che ci mettete come Casa Sollievo, ma anche tu che ci metti in maniera particolare. Permettimi di dare del tu, perché conosco il lavoro, l'impegno che ci metti in questo, in questo evento che porta appunto poi a questi effetti benefici, possiamo dire così, per questi ragazzi che attraversano un'esperienza così segnante in tenera età. Quindi, ritornerei con l'aiuto della regia alla locandina magari a tutto schermo per ricordare ai nostri amici telespettatori che l'evento quest'anno avrà luogo domenica 14 aprile con ingresso alle 18 e si pari alle 18.30 e per poter partecipare basta prendere nota del numero telefonico che vi vado a leggere lo 0882 41 92, adesso Ve lo, ve lo ripeto, intanto vi ricordo che l'evento, ecco la, la regia preziosa di Vito e Luigi, ci fanno anche uno zoom, lo possiamo leggere quindi insieme 0882 41 0292, una serata piacevole, senza dubbio, che aiuterà a raggiungere uno scopo così, così alto, così importante. Location dell'evento, la leggiamo... Sopra gli ospiti è quella che vedevamo anche nelle immagini di repertorio, ossia il centro di spiritualità Padre Pio. Basta ovviamente ecco, uh, geolocalizzarsi un attimo, ma uh, il centro di spiritualità Padre Pio sostanzialmente si trova nei pressi della Chiesa Nuova per chi arrivasse uh, un po' da più lontano, uh, per chi abita il territorio è abbastanza conosciuto. Eh, dottor Giuliani, quindi un, uh, un ultimo appello, un saluto a partecipare all'evento e noi l'augurio da parte nostra di una bellissima serata, di un buonissimo lavoro. Sì, allora vi invito tutti a partecipare a questo evento perché è sicuramente uh, un momento di riflessione su, uh, diciamo, su un periodo molto difficile del, del bambino e della loro famiglia, ma sarà anche un momento molto piacevole dal punto di vista artistico, visto che. Il, il casting di quest'anno e quindi eh, non, non ho dubbi che sarà una, come dire, uno spettacolo brillante. Noi ci siamo soffermati eh, sugli ospiti che arricchiranno la serata anche perché come state vedendo a tutto schermo le, potete leggere i nomi e i cognomi degli ospiti che parteciperanno, alcuni eh, sono volti eh, molto noti, altri magari eh, si conoscono un po' meno, ma queste occasioni servono appunto anche per ampliare i nostri orizzonti rispetto al mondo degli intrattenitori che in Italia è sempre così molto variegato e interessante. Non so uh, se eh, vuoi spendere qualche parola rispetto proprio alla, allo svolgimento della serata in riferimento, uh, se ci sarà qualche altro ospite a parte gli intrattenitori. No, sicuramente ci sarà l'intervento degli operatori, quindi immagino uh, medici e, e collaboratori del reparto perché raccontano di quanto è importante supportare queste iniziative perché il bambino deve uscire dal reparto, deve riprendere contatto. Con il mondo esterno e, come dire, vedere la luce in fondo al tunnel dopo un percorso molto complicato dal punto di vista clinico e immaginare un viaggio, immaginare un momento di evasione sicuramente è importante e fa parte integrante della terapia anche, anche il viaggio. Molto bene, perfetto. Allora, l'invito è eh, quello a partecipare all'evento di domenica 14 aprile a partire dalle ore 18 a destinazione Speranza. Come fare per mettervi in contatto con la segreteria organizzativa? Lo abbiamo già detto, ma sicuramente ci si può appoggiare anche al sito di Casa Sollievo della Sofferenza, certo. dove la notizia è stata rilanciata. Molto bene, per cui vi rinnovo l'augurio di un buon lavoro per la riuscita, sicuramente sarà così, di un grandissimo evento, di una nuova edizione di Destinazione Speranza. E quindi, buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie. Io a questo punto restituirei la linea alla regia perché il tempo è volato e giungiamo anche oggi al termine della puntata dell'agenda del santuario. Ringrazio anche Mario Modola e Matteo Fiore dalla messa in onda che ci hanno supportato, l'appuntamento è a giovedì prossimo alla stessa ora su Padre Pio TV.